Niente, voglio capire, no? Ma che stai facendo? Che ti dà fastidio di queste etichette? Brutta bestia! Dilli! Dilli che stai facendo? Come già fa con te? Buongiorno da Casandrino, Luigi Di Donato. Allora, mi hanno portato questo LG 32 pollici, 32LH 2000. Accendiamo e vediamo un po' che tipo di difetto fa questo telefono. È tenuto in buone condizioni, bello pulito, lucido. Oh, Usato anche che sull'elettrofono brutto 5 stelle. difetto! Chiamo chi cazzo. Vediamo solo delle strisce. Sembra un problema di pannello difettoso, però. Però apriamo e vediamo un po' la situazione. Abbiamo un difetto sia al driver di righe che a quello di colonne. Yam chi cazzo! Apriamo e vediamo un po' la situazione. Speriamo che andiamo a pannello, sennò qua perdiamo solo tempo. Ho aperto il televisore, a prima vista noto subito due elettrolitici incinti, due condensatori schiattati, due elettrolitici gonfi. Sul secondario di alimentazione, dove è posizionata l'uscita, il connettore che alimenta l'inverter, cioè per l'accensione delle lampade. Diciamo, questo fatto che i due condensatori sono gonfi in perdita non comporta questo tipo di difetto, cioè non è che gli fa bene che sono gonfi, ormai sono in perdita, sono a cagnare. Però non è questo il problema, perché altrimenti avremo un problema di mancata accensione delle lampade, ma non un problema di righe sul pannello come abbiamo visto. Quindi ci dobbiamo, per il momento lasciamo stare che non ci interessa, poi dopo li cambio la LUT, se va a buon fine la riparazione, li ricambio, altrimenti è inutile perdere tempo inutilmente. Ci dobbiamo orientare, purtroppo sul pannello T-CON, o addirittura potrebbe essere anche la scheda matrica, alimenta male, oppure tutto cosa può essere. La T-CON alimentata male, il pannello, l'elettronica del pannello, qualcosa in uscita sul pilotaggio sulla scheda madre. Vabbè, comunque cominciamo ad alzare il televisore, vediamo un attimino la situazione. Allora, ho acceso il televisore, appena ho toccato il connettore sotto l'atticon, per istinto l'ho toccato, l'immagine si è stabilizzata. Quella è la mia manuzza, ciao. Io non amo molto riprendermi, perché non devo fare l'esibizione di me stesso, ma quello che interessa è il televisore. Non mi devo inquadrare, la gente che cazzo sono tutti di me. Ok. Vediamo un attimino, probabilmente qualche falso contatto, sui connettori a pettine, nella pressione, ma vediamo un attimino. A questo punto io direi di fare una cosa, togliamo la schermatura, smontiamo tutto, andiamo a pulire bene i contatti, diamo una controllatina all'atticon, ai connettori che vanno sull'elettronica del pannello, vediamo un attimino com'è la situazione, bisogna tenere molto tempo in prova il televisore. Allora, per arrivare alla scheda atticon, praticamente dovete togliere tutte le viti che tengono queste staffe, compreso queste qua sotto, l'armatura sotto, per poi togliere la schermatura, questa qua. Ecco qua, ho tolto già le viti, cominciamo a togliere la prima staffa. Prendiamo uno spessore, lo mettiamo qua, così. Allora, andiamo a togliere adesso la schermatura che è posizionata sulla scheda T-Con. Ecco qua. Ho alzato un po' il telaio qua per farmi un po' di spazio, tolto la scheda qua, il connettore, la flat dal connettore sulla scheda madre, e come vediamo abbiamo un solo connettore in uscita che va all'atticon. Quindi io direi di fare una cosa, innanzitutto pulire bene i contatti sulla flat lato scheda madre, stesso discorso sul connettore a pressione che va sull'entrata dell'atticon, uscita atticon, entrata elettronica del pannello, perché come abbiamo visto si tratta di un falso contatto, che appena ho toccato il connettore l'immagine si è stabilizzata. Questo che cosa ci insegna? Questo ci insegna che non è che appena vediamo le strisce diciamo un pannello non è buono, no, prima di dire che il pannello non è buono bisogna almeno fare un controllino preliminare. Premiamo i lati, tiriamo e viene via l'attimo, qua c'è una flat qua che è diventata mezza nera. Ora che cosa faccio? Sgancio anche la flat da quest'altro lato e comincio, questo qua si chiama perfect contact, guarda, ok.
Andiamo con lo spray disossidante, un cotton fioc a pulire bene i contatti. Attenzione a non rovinarli perché questi sono micro contatti proprio. Ecco qua. Questo è spray disossidante pulisci contatto. Poi ci sono due versioni, quello oleoso e quello là a secco. Quindi quando comprate lo spray pulisci contatto, meglio andare sempre in questo senso qua, eh? Non andiamo troppo in orizzontale perché altrimenti se puliamo bene, puliamo anche l'altro contatto che si trova sulla, inquadriamo pure questa zona qua, si vede? Guarda, ma che è successo, il cameraman ha già messo licenziato secondo me. Anche questi contatti qua dobbiamo pulire. Voglio pulire proprio tutti i contatti. Ecco qua. Schiattiamo un po' di spray pure nel connettore sulla scheda madre, nel connettore dell'Atticò, nell'altro lato del connettore dell'Atticò e montiamo tutto. Quindi andiamo a riposizionare l'Atticò nella sua posizione originale. Schiattiamo dentro il connettore che viene dalla scheda madre. Ecco qua. Non possiamo mettere i video che vanno sopra la schermatura. Questa qua è la flat. Chiaramente la flat può andare sia così che così. È la stessa cosa. I contatti sono uguali. Ecco qua. Assicuriamoci bene che deve essere ben allineata, che se va storto o bruciate la scheda non si vede niente, o addirittura potete anche bruciare il pannello, o la stessa flat. Ecco qua, qua pure è andata bene, qua però le mie ditine delicatecce non c'entrano, quindi come cazzo già fa, devo prendere un qualcosa. Una volta che sono sicuro che è ben allineata, devo prendere, va bene pure sto cacciaite qua, ecco qua, che la manuzza là dentro non c'entra. Facciamo l'inquadratura. Allora, come vediamo, tutto deve essere ben allineato, cioè perfettamente parallelo al connettore. Vi accorgete già dal colore della striscetta che è ben allineato. Poi deve andare tutto dentro. No, la battutina lasciamo perdere. E alla fine mettiamo l'ultimo connettore, quello là che va alla scheda madre. A questo punto accendiamo il televisore. Ci accorgiamo che il televisore, quando l'abbiamo acceso, dovrebbe accendere un LED di colore blu. Eccolo là. Sulla scheda inverter mi indica che è alimentato. Dopo cambiamo pure il condensatore, vediamo davanti. Ecco qua, Rai 2 ci sta, cioè Rai 2 immagine ci sta a posto. Andiamo adesso a girare un'altra volta il televisore. Prima di girare chiaramente dobbiamo rimettere a posto la cosa, la schermatura sull'Atticò con le viti. Sembra una vaschetta, e se non mettete le viti dentro la vaschetta, naturalmente le perdete. Cacciavite calamitato, come il mio, così fate subito per pescare le vitarelle. Vabbè, io stacco, altrimenti il video viene lungo per queste stronzate. Allora, prima di richiudere il televisore, direi di andare pure a sostituire i due condensatori che alimentano l'inverter. Ecco qua, togliamo il connettore per la scheda madre, l'interruttore, il cavo di rete e chi stuccoluamo l'attacca, eh? Ecco qua, andiamo a togliere la scheda di alimentazione. Vedete che l'avvitatore è frizionato qua, quando vede l'ostacolo si blocca, non rompe niente. Questo ho speso la bellezza di 10 euro questo avvitatore. Ce l'ho da 4-5 anni, non si è mai, anzi è andato a terra 4-5 volte, non si è, mamma mia, che è pieno di polvere questo coso qua. Allora, tolto la scheda, vedo che sul secondario di alimentazione abbiamo due elettrolitici da 1000 microfarad 35 volt in parallelo. Io ne metterò uno solo da 2200 35 volt, questo qua. Andrà a compensare la capacità che serve. Allora, il discorso è questo, un pochettino in più non fa niente, 2200. In questo caso la capacità è da 2, sono 2 da 1000, 2000, 2002 è ancora meglio, però 2200
questo giochetto qua, questo fatto di andare un po' in più con la capacità, lo possiamo fare solo sul secondario di alimentazione, quando si tratta di stabilizzare, di filtrare la tensione di alimentazione. Non possiamo farlo sui filtri dove ci sono delle frequenze di taglio, addirittura sugli alimenti sul primario dove ci sono dei condensatorini a disco. Da come variato un attimino la capacità di un niente, fate fuori in mezzo televisore. Quindi attenzione a questo discorso. Sull'alimentazione, che è 2000-2002, non è un problema. Se su filtri o su dove devono tagliare delle frequenze o altri tipi di stati, lasciate perdere, rispettate sempre quella che è la capacità. Allora, ripeto che io i condensatori qua non erano la causa del guasto, li sto cambiando solo perché sto facendo il filmato per fare bella figura. sì, un ragazzo, sto scherzando. Vabbè, ci voleva anche un bel coraggio lasciarli su questo alimentatore. Quindi a me non mi costa niente cambiare anche questi qua. Chiaramente poi mi fermo qua, altrimenti sta cagnando tutto il televisore. A posto. Eccolo là. 2002, 35 volt. Accesi il televisore. Vediamo un po' se l'inverter è alimentato. Ecco, la luce è buona, accesa, quindi alimentato. A posto. Chiudiamo tutto e vediamo un po' come va. A posto. Richiuso tutto. Accendiamo il televisore. Vediamo un po' la situazione. L'illuminazione si è accesa, anche se non la vedete. Abbiamo un cambio di tonalità dello schermo, eccolo qua, a posto. A posto, allora, una cosa che volevo dire è questo, che praticamente abbiamo visto che probabilmente il falso contatto sulle flat, che sono dei contatti striscianti, però nulla toglie che potrebbe essere anche sulla stessa Articon un falso contatto, quindi teniamo bene in prova il televisore, minimo 6-7 ore accese e poi si riconsegna. Chiaramente al 99% un problema di falsi contatti sulle flat. Questo è tutto, Luigi Di Donato di Casandrì. Ciao. È chiaro che non è che ogni volta che voi vedete le strisce sullo schermo vuol dire che è un falso contatto sulle flat. Attenzione che al 99% è sempre il pannello rotto o il pannello difettoso, l'elettronica del pannello, l'Articon e compagnia cantante. Per cui non è sempre così semplice. Questo è un caso eccezionale. Sta cazzo di magnetici fuoco. Cacchia di nascita, mi devo muovere più piano. E niente, questo è tutto. Vabbè, Luigi Di Donato di Casandrino, che non si capisce, questo fa previsione, cioè cerca di capire qua che tempo fa. C'è la nuvola, la pioggia e il sole. Si può sapere? Ma. Ciao a tutti. Ciao.